Constato con un certo piacere che l'argomento di uno dei temi della maturità è il rapporto padre-figlio. Non lo so quanti lo faranno e cosa ne verrà fuori, insomma, sarà interessante se si potrà avere qualche riscontro, perché effettivamente questo tema è un tema importante, importante per i figli e importante per i padri. Ritengo che sia profondamente mutato negli ultimi anni, un rapporto che è diventato secondo me più complesso e più difficile, perché nella tradizione la cosa era semplice, a modo suo, c'era un potere, c'era una dimensione religiosa, Dio, insomma, il potere di Dio, della legge, comandamenti, che non veniva messo in discussione. E in cui il padre era l'interprete di questa figura del potere e anche del senso del limite, insomma, no? Quindi del senso della legge. E quindi il figlio non doveva che sottostare con tutte le problematiche che questa sottomissione comportava. Ma l'esempio generalmente era quello, insomma. Poi c'erano padri più buoni, padri più cattivi, padri che pretendevano di più, padri che pretendevano di più, figli che superavano i padri, ma sempre in un'ottica, in qualche modo, di riconoscimento e di rispetto dell'autorità che riveniva dal padre e la problematica relativa, ma problematica che adesso rimane in altre culture, secondo me, insomma, la figura del padre è ancora centrale nelle popolazioni musulmane, nelle popolazioni africane, nelle popolazioni del cosiddetto terzo mondo, spesso il padre è una figura centrale, i figli rappresentano l'unica ricchezza, l'unica risorsa per il padre. Per il padre, il figlio maschio è l'unica possibilità di garantirsi una sopravvivenza durante la vecchiaia, qualcuno che continui la sua attività e provveda al suo sostentamento, insomma, no? Non ci sono altre forme di protezione sociale. E quindi avere un figlio maschio rappresenta una garanzia anche di sopravvivenza per quelli che raggiungono la vecchiaia. Da noi ovviamente il rapporto con l'autorità e quindi con il padre è profondamente cambiato negli ultimi anni. Non c'è più Dio, insomma, in qualche modo. Dio non è più la figura centrale, insomma, no? Nella nostra vita. Il limite della legge e del potere, insomma, in qualche modo rappresentato dal padre come rappresentante della legge, l'aspirapolvere della vicina. Non è più così centrale. Anzi, e anche il padre non ha più punti di riferimento, non sa più come comportarsi, non ha più chiaro il messaggio, come si deve porre nei confronti del figlio. Quindi la crisi è reciproca. Il padre non sa più come porsi, non ci sono più quei valori certi che lui deve in qualche modo rappresentare, trasmettere, e il figlio non lo riconosce più come autorità. Quindi il rapporto con il padre, la figura del padre, è impallidita notevolmente. Qualcuno dice dopo il 68, insomma, dopo quella che è stata la rivoluzione del 68. Mi è capitato di vedere le due cose, insomma, di essere un figlio in una generazione in cui ancora il padre, pur nei propri limiti culturali, pur nei propri limiti anche di vita materiale, però rappresentava una figura e nel momento in cui si poneva il problema dell'obbedienza rispetto a quello che diceva il padre, quello era. Il padre lo amavi perché era tuo padre. Quello che ti diceva era saggio perché lo diceva tuo padre. E se potevi, in qualche modo, davi il tuo contributo a quella che era la vita familiare organizzata secondo dei ruoli anche ben precisi, insomma, no? Il ruolo della donna era di un certo tipo, il ruolo dell'uomo
il ruolo del maschio, del padre, era di un altro tipo. E tu figlio, eri figlio. Quando ti dicevano di no, era no. A molte cose abbiamo rinunciato. Potrei fare l'elenco delle cose che mi sarebbe piaciuto avere durante l'infanzia, cose anche piccole e che non ho avuto, ma delle quali non ho poi un particolare rimpianto. Mi è stato buono, anche buona cosa anche desiderarle. Potrei anche fare l'elenco di alcune cose che ho avuto, per esempio un minimo di educazione musicale finché ero piccolo. E poi la possibilità di accesso alla scuola, che allora per noi sottoproletari era l'unico strumento che tu avevi per poter accedere alla lingua, all'italiano e alla cultura, insomma. Era l'unico strumento che tu avevi per poter cambiare la tua condizione, migliorarla ovviamente, cambiarla in meglio, e per poter poi aspirare ad uscire da quella condizione di sottoproletariato, a non continuare ad essere operaio in fabbrica, sottosalariato. La possibilità di andare a scuola era già una grande opportunità che ti veniva data quando ero piccolo, e meritarti questa opportunità in una scuola che allora era molto selettiva. Ricordo che nelle elementari si bocciava già molto, ma non so, in prima media per esempio su 30 che eravamo, forse anche qualcuno di più, il primo anno già 10 ne erano bocciati. E così anche al liceo, insomma, da 33 che siamo partiti, in terzo liceo eravamo in 17, tenendo conto dei ripetenti che erano poi entrati in questa scuola. Quindi una scuola molto selettiva, in cui dovevi anche meritarti il fatto di rimanere. Avevo l'angoscia di essere rimandato a settembre in qualche materia, perché in quel caso non sapevo se avrei potuto continuare la scuola. Notare che la scuola non mi piaceva, però c'era questa percezione, insomma, no? Che avevo comunque, non mi piaceva, insomma, cioè, era impegnativa, insomma, no? Quindi era stressante poterci restare. Però c'era questa percezione che soltanto attraverso la scuola tu avresti poi potuto diventare classe dirigente. E al di là di diventare classe dirigente, avresti potuto avvicinarti alla conoscenza, alla cultura, insomma. E gli insegnanti ti potevano trasmettere qualcosa che sentivi di valore, quindi c'era il valore delle cose che potevi imparare e poi poter scegliere un lavoro per la vita, insomma, una professione. E anche qui, insomma, l'università, il sacrificio, la cosa. In un tempo in cui si era privilegiati perché poi l'università, grosso modo, ti dava direttamente, almeno per molte facoltà, come la mia, per esempio, la medicina, ti dava la possibilità di un accesso al lavoro, alla professione. E in questo senso tu sapevi che avresti potuto superare tuo padre, cioè vivere in una condizione migliore di quella in cui aveva vissuto tuo padre. Anche culturalmente, però c'era sempre un legame, un'unità che si manteneva all'interno della famiglia. Si erano facce dello stesso corpo, della stessa medaglia. Ognuno di noi sentiva una solidarietà completa rispetto all'altro all'interno della famiglia. E il limite culturale del padre, o della madre, dei genitori, insomma, non erano limiti della loro persona, li amavi così com'erano, ti sentivi responsabile nei confronti dei tuoi genitori pur con i loro limiti e capivi la loro fatica e la loro problematica di stare al mondo.
capivi i loro sacrifici e ti identificavi anche con i loro sacrifici. Io penso che molte cose da allora siano cambiate e continuano a cambiare, perché poi mi sono trovato a essere padre dopo il 68, padre all'interno di un'altra visione del mondo, in cui non erano più certi i valori che tu dovevi trasmettere ai tuoi figli. Tu potevi essere anche un modello, ma loro cominciavano già a percepire dalla società che li circondava tutta un'altra serie di comportamenti, di modi di essere, che erano molto più affascinanti. Erano i modelli che la società dei consumi proponeva loro. Era molto difficile opporti in qualche modo o limitare quello che loro desideravano. E quello che loro desideravano era quello che la società dei consumi gli proponeva. Quindi la felpa firmata, quindi le scarpe da 500.000 lire. Ricordo che un mio figlio, quando aveva 12 o 13 anni, insomma, no, ha vinto, insomma, ha avuto un premio in un concorso nazionale di violino. E questo premio era un premio anche in denaro, 500.000 lire, allora, insomma, che doveva servirgli a studiare, a proseguire gli studi, insomma, no? Lo studio del violino, insomma, insieme alla scuola. Però lui con quei soldi si è comprato un paio di scarpe. Io mi ricordo la fatica e poi il conflitto che ne è derivato quando non ho accettato che spendesse 500.000 lire per un paio di scarpe che a lui piacevano. E sono andato anche a cambiarle, insomma, in qualche modo. Però quelle che le ho preso io poi non le ho più portate. Quindi difficoltà. Insomma, tu potevi avere il controllo sui tuoi figli finché erano piccolini, ma poi il mondo al di fuori li condizionava in maniera tale che non era più possibile per te intervenire nella loro vita, insomma, e non ti riconoscevano più. E man mano che diventavano grandi, sempre più difficile era avere questo riconoscimento. La mancanza del limite che tu gli davi, e tu eri sentito come qualcosa in cui, quando ti ponevi di fronte alla necessità di limitare il loro godimento, è qualcosa che venivi rifiutato come persona. E anche il tuo modello non funzionava più, no? Non ho mai capito perché né io né la madre dei miei figli, non avendo fumato, abbiamo allevato dei figli che sono diventati grandi fumatori. E così via per altre cose, no? Evidentemente era molto più importante l'influsso che veniva dall'esterno, dalle amicizie, da un certo modo di vivere che nel frattempo si era evoluto ed era diventato un modo consumistico di vita, un modo di consumare tutto in maniera. E quindi quello che noi avevamo avuto dai nostri genitori, no? Questa necessità di porre invece un freno alle nostre esigenze, di adattarci a quello che c'era, con loro non siamo riusciti ad essere così, così energici. Insomma, noi abbiamo vissuto una crisi di passaggio e loro sono invece cresciuti in un mondo in cui quello che c'era fuori dalla famiglia, secondo me, era diventato più importante di quello che c'era dentro, per cui hanno cercato di contrastare la famiglia. Poi questa generazione, quella dei miei figli, che adesso è la generazione dei quarantenni, 30-40 anni, è diventata a sua volta generatrice di un'altra generazione. Insomma, i nostri figli sono diventati a loro volta padri, noi siamo diventati nonni. Se guardo ai padri di adesso, ancora di più capisci che questa mutazione c'è stata. Adesso siano talmente condizionati dai figli, i quali sono diventati la cosa, diciamo,
il centro del loro, chiamiamolo anche narcisismo, no? Cioè, nel senso che ormai tutto si vede, ci si vede nel figlio. I figli sono diventati una cosa più importante e si fa tutto per accontentare i figli. Non c'è limite a soddisfare qualsiasi desiderio del figlio, ci si dimentica del resto. Adesso, insomma, i nostri figli hanno staccato la spina con le loro radici, con noi per lo più, insomma, cioè con i padri, con i loro padri. Tutta la loro attenzione è rivolta ai figli, ai loro figli, ma come? A soddisfare qualsiasi desiderio dei figli, insomma, a vederli come la loro proiezione, insomma, come i figli sono diventati un po' il centro della loro ambizione, con la quale si mostrano, è come se avessero una bella macchina, no? Che lavano, puliscono, portano di qua, insomma, che la fanno vedere, che gli dà l'immagine, no? Quindi i figli sono diventati qualcosa che funziona anche da immagine e quindi che vanno accontentati a tutti i costi. Bisogna accattivarsi comunque il loro amore, la loro simpatia, spesso anche chiudendoli in un'atmosfera familiare molto ristretta, molto chiusa, controllando le loro relazioni, per la paura anche di una contaminazione. Insomma, il loro discorso nei confronti dei figli deve essere l'unico discorso, tranne quello che poi entra dalla televisione, dai computer man mano che diventano più grandi o dai cellulari, queste cose qua. Perché poi non sfuggiranno neanche loro, insomma, a questa situazione. Il mondo esterno ha una capacità di penetrazione molto più grande. Ma le figure educative, in qualche modo, se le riservano loro. Di educare i loro figli, secondo me, a loro immagine, insomma, come un'estensione del loro io, lasciando che le dinamiche si sviluppino tra di loro, insomma, più che non attraverso la conoscenza di figure altre e la possibilità di figure altre di interagire con i figli. Insomma, io mi ricordo che ai miei tempi, quando i miei figli erano piccoli, c'era molto il piacere che persone venissero in casa e si rapportassero con i figli, cioè che loro vivessero e anche magari uscissero, magari si riportassero in vacanza con persone altre. Il non essere l'unica figura di riferimento esclusiva per i figli. Adesso mi capita di vedere invece che spesso le famiglie sono gelose quasi, no? Del loro figlio e hanno quasi il timore di vedere che altri influiscono sul loro figlio, insomma che diano messaggi che sono diversi da quelli che loro vogliono dare ai loro figli, come se poi non arrivassero da altre parti. E questi figli riescono a crescere senza più limiti da questo punto di vista, insomma, il padre non è più una figura che pone il limite al godimento. Sono abituati ad avere di tutto. E da qua, insomma, un grande cambiamento, perché questa cosa pone poi una crisi generale, no? Un piccolo esempio. Nella mia città natale, dove insomma sono andato qualche settimana fa, ho visto che hanno messo tanti pianoforti nelle piazze, pianoforti veri, insomma, pianoforti. Non so perché, ne ho visti tanti là, insomma, ne ho visti 5-6 nelle piazze, ma da altre parti non li vedo, tranne nelle stazioni. E quando ho fatto un giretto per le piazze, questi pianoforti erano tutti occupati da bambini che ci pestavano sopra. Nessuno che sapesse suonare, insomma, un minimo di canzonette, ma in questi pianoforti c'era o un bambino o due o tre che ci pestavano sopra continuamente. Vabbè, insomma, se questo è anche l'uso di un pianoforte, adesso, pazienza. A un certo punto, dopo che avevo aspettato 10 minuti che due bambini smettessero di giocare così, per provare a suonarlo,
Allora ho chiesto a questo bambino se mi lasciava libero il pianoforte per 5 minuti, ci stava pestando sopra, non ci stava suonando. Mi sono seduto e ho provato a suonare. Dopo 2 minuti è arrivato il padre di questo bambino, o di questa bambina, cos'era, o di questi bambini, perché c'erano più di uno, e mi ha bussato sulla spalla e mi ha detto che dovevo lasciare libero il bambino di suonare, che mi dovevo alzare, dovevo andarmene, perché il bambino doveva suonare, non suonare, doveva pestare sui tasti. Per me è un segnale. Ai miei tempi non sarebbe mai successo questo, insomma, se mi vedevano pestare su un pianoforte mi mandavano via in maniera molto brusca. Ma a parte questo, se avessi avuto un figlio, avessi visto, insomma, che vicino c'era qualcuno che suonava un pianoforte, qualcuno che lo suonava, l'avrei tenuto per mano e gli avrei fatto ascoltare uno che suonava. Mi ricordo con anche l'interesse che mi destavano i zampognari quando venivano, insomma, no? E suonavano. Stavo lì a guardarli abbastanza incantato, cioè quando sentivo uno suonare, mi piaceva sentirlo suonare. Il piacere non era di andare a pestare, a usare in maniera impropria uno strumento, era quello di godere della musica che uno faceva attraverso quello strumento, di rendermi conto che quello strumento poteva essere un qualcosa di cui nasceva musica. Invece il padre di adesso, di questo bambino, ti chiede di andare nel momento in cui fai musica, di andartene per lasciare a disposizione del bambino lo strumento. Insomma, il bambino è diventato centrale, insomma, è un segnale, una cosa da poco, ma per me è un segnale abbastanza importante di come i bambini siano diventati centrali, loro possono fare di tutto. E gli insegnanti, da questo punto di vista, lo stanno sperimentando nella scuola di com'è il rapporto padre-figli. La loro immagine è scaduta, non possono neanche più bocciare, non possono fermare, perché corrono il rischio di andare incontro a contestazioni, a rogne di ogni tipo, insomma, no? E quindi cosa fanno? Promuovono tutti, indipendentemente dal valore, dalle conoscenze, insomma. È giusto o no? Non si sa, il problema è che non sappiamo neanche se sia giusto o no promuovere. Perché? Perché non abbiamo più la dimensione del valore della scuola, a cosa serve la scuola. Se il valore della scuola fosse effettivamente correlato al bisogno che ha la società, quindi alla formazione, insomma, a cosa vogliamo dalla scuola, allora potremmo anche decidere se è giusto promuovere tutti, insomma, mandare avanti tutti, o se è giusto invece selezionare. Se poi ai gradini più alti, insomma, anche dello studio deve arrivare chi ha il merito, oppure se c'è la necessità che tutti quanti arrivino, perché poi comunque, insomma, quello che seleziona non è più la scuola, ma diventa la vita, insomma. E allora in quel caso, insomma, la corsa sarà fatta dopo, finita la scuola, insomma. Ma anche la scuola a questo punto non si sa più qual è il ruolo vero che abbia nella società. E anche da qui, a questo punto, cosa si fa? Si promuove tutti, insomma, no? Magari si promuove anche quell'uno che proprio dovrebbe essere bocciato, perché se no, cosa succede? Succede che il padre di quell'uno a un certo punto si incazza e dice: ma perché solo mio figlio? Ma no, dai, promuoviamo anche quello, insomma, no? E questo vuol dire poi un modo anche di essere, di lavorare degli insegnanti molto poco gratificante. Comunque si deve rendere conto a delle persone che spesso non sono in grado di capire il tuo progetto di lavoro, insomma, ma che per i quali l'unico obiettivo è che il loro figlio, che è la loro proiezione, la loro immagine, venga comunque
considerato, valutato e non vengano rilevati invece i limiti, insomma, che può avere questo figlio. Quindi c'è una crisi anche degli insegnanti in generale. Insomma. E così via, insomma, no? Questo riguarda un po' anche poi le varie professioni in generale, insomma, riguarda un modo di stare al mondo, un cambiamento. Poi consideriamo la difficoltà di dialogo tra le generazioni, no? Il cambiamento dei valori, di cosa muove a parlare, a comunicare una generazione con l'altra. Capiamo che il discorso non passa più tra padri e figli. I modelli che noi possiamo offrire non sono più i modelli che richiede una società contemporanea. Tra l'altro, insomma, è molto più facile trovare dei figli adottivi che non essere delle figure di riferimento per i tuoi figli naturali. Un altro esempio che mi viene in mente, così, no, di questo cambiamento, quando i padri si preoccupano dei figli e vogliono introdurli, no, nel mondo dell'arte, insomma, vogliono introdurli a fare qualcosa, nello sport, nell'arte, insomma, no? Non c'è più il divertimento, ma c'è la proiezione di rendere questi bambini già da piccoli o dei virtuosi nel campo della musica o dei campioni nel campo dello sport. Cioè, fin da piccoli tu non, il bambino non si diverte più, non gioca più, non c'è più l'oratorio, insomma, no? In cui giocare, ma c'è l'allenatore, cioè che ti deve formare come un piccolo adulto, insomma, no? Questa corsa a fare quelle cose che fanno i grandi finché sei sempre più piccolo, insomma, no? Questa esibizione del bambino di 3 anni che deve essere già un virtuoso del pianoforte, del violino, della chitarra, no? E questa imitazione del mondo degli adulti, no? Sempre più precoce. Pensiamo a questi bambini microcantanti, no? Vestiti da piccoli adulti, buffi, teneri nella loro goffaggine. E pensiamo invece a quei bambini veri che venivano selezionati per lo Zecchino d'Oro, proprio cercando di selezionare dei bambini che avessero l'atteggiamento meno divistico possibile, cambiamenti e quindi difficoltà di avere dei modelli. I modelli ormai non sono più proponibili nell'ambito della famiglia o del territorio sociale in cui la famiglia si inserisce. Questi bambini poi non giocano più nelle strade tra di loro, sono sempre più in casa ad assorbire quello che viene loro dalla televisione, alla quale vengono messi davanti, o dai cartoni animati che gli vengono propinati per far buoni, o dal computer o dal cellulare con cui vengono fatti giocare quando sono ancora in tenerissima età, 2 anni, insomma, già trafficano col cellulare. Oppure se penso a quelle televisioni enormi in cui l'audio magari viene spento e in cui girano queste immagini terribili e questo bambino, magari 2 anni, 3 anni, che sta in questa stanza, perché la stanza è poi il luogo della sua vita, e qui continuamente gli passano davanti tutte queste immagini, no? Così, con quel montaggio assurdo in cui tutto passa, dalle cose più terribili alle cose più squallide. E lui le vede lì, insomma, no, perché magari sta tutto il giorno lì. Passano senza accorgersi, insomma, no? La memoria registra queste immagini, lo dico perché le vedo, insomma. Oppure vedi i ragazzini che sono 3, 4 insieme e che non parlano tra loro, insomma. Cosa fanno? Ognuno guarda, fa i giochini o traffica con il proprio
cellulare. Insomma, niente comunicazione. Niente comunicazione con te, sei il loro padre o il loro nonno, che so io. E niente comunicazione tra di loro. Ognuno sta per conto suo, col suo oggetto, col suo gioco. Una crisi della parola. Diventa anche impossibile, difficile poi relazionarsi attraverso la parola. Senza parola, secondo me, anche il mondo degli affetti non funziona, non ci si comprende. E allora qual è adesso il ruolo del padre? Per chi ha voglia, consiglio di leggersi i saggi di Recalcati, Cosa resta del padre, Il complesso di Telemaco. Credo che siano più utili per interpretare il mondo di oggi, che non ritornare alla lettera di Kafka sul padre, oppure ad analizzare Pascoli o chi so io, che sono importanti da godere dal punto di vista artistico, tra virgolette, oppure lo stesso rapporto di Mozart con il padre, ma che non ci illuminano sulla dimensione attuale del rapporto tra padre e figli, perché questo rapporto è profondamente, radicalmente cambiato. Dobbiamo accedere con degli strumenti diversi. L'analisi che ci mette davanti Recalcati ci può dare una mano a capire meglio questo rapporto. Un saluto.